Oggi prepariamo l'agnello alla birra. Prendiamo un bel pezzo di spalla d'agnello. Lo scegliamo molto carnoso e magro. Il nostro pesa circa 1,5 kg. La carne di agnello ha un sapore particolare. È importante fare una preparazione che ne esalti il sapore e smorzi i toni troppo decisi. Altrimenti si otterrebbe un gusto molto forte, che potrebbe risultare non gradevole. Partiamo con una marinatura in umido a base di birra integrale. Ci assicuriamo che il pezzo sia completamente bagnato e procediamo con il nostro rub a base di sale marino integrale, zucchero di canna mascobato, aglio, buccia di limone tritata, pepe nero, noce moscata e peperoncino. Aggiungiamo un trito di cipolla bianca, carote e sedano. Cospargiamo il tutto e completiamo con dei rametti di rosmarino fresco. Una spolverata abbondante di gemme di sale affumicate e la marinatura è terminata. Chiudiamo il tutto con carta argentata, riponiamo in frigo e lasciamo riposare per 12 ore. Dopo aver riposato, cacciamo la teglia dal frigo e lasciamo ambientare il preparato per un'oretta, per ripristinare la temperatura ambiente. Nel frattempo prepariamo il barbecue urbano. Disponiamo in ordine tutolo di mais, legna e brichette di carbone. L'accensione graduale e sequenziale delle varie parti ci consentirà dapprima di affumicare direttamente l'agnello a bassa temperatura e poi, raggiunti 250 gradi, completare la cottura in teglia. A questo punto facciamo un secondo giro di rub. Rimuoviamo l'agnello dalla teglia e lo cospargiamo con la mistura di spezie già usate, assicurandoci di coprire ogni parte. Anche in questa fase non ci dimentichiamo una spolverata di gemme di sale affumicate. Inseriamo una sonda per il controllo della temperatura interna. Posizioniamo il pezzo di agnello direttamente in griglia e iniziamo la fase di affumicatura a bassa temperatura. Questa fase durerà circa 2 ore. Il nostro obiettivo è portare la temperatura interna a 60 gradi. Raggiunta la temperatura, preleviamo il pezzo di agnello e lo riponiamo nella teglia con cui abbiamo marinato. Precedentemente, abbiamo riscaldato sui fornelli il bagno in modo da non creare shock termici. Prelevata la carne, inseriamo nel barbecue la nostra pietra lavica e la lasciamo riscaldare per qualche minuto. La temperatura del barbecue ha raggiunto i 250 gradi e possiamo inserire la teglia per completare la cottura. A poco meno di 90 gradi, l'agnello è cotto. Possiamo quindi prelevarlo dal forno, lasciarlo riposare una decina di minuti.
rimuovere la sonda. E affettarlo prima di servirlo e degustarlo. E buon appetito da Sud Urban Grill.